Buonasera, bentornati. Un nuovo appuntamento con Città allo Specchio su GRP Televisione questa sera. La città è allo specchio per parlare di tematiche femminili, per parlare di donne a ridosso della festa dell'8 di marzo. Per chi è l'8 marzo? Per chi è la festa della donna? C'è da festeggiare e che cosa? Che tipo di donna vive oggi nella nostra società? Una donna competitiva? La società è competitiva abbastanza da capire la donna che ne è protagonista? Molto spesso i ritmi sono molto, richiedono molto, molto tempo, molto spazio, molto impegno. La donna, si è detto più volte, è divisa tra il lavoro, l'impegno con la famiglia, l'impegno sociale, a dove si sceglie di averlo. Parleremo di questo e naturalmente non soltanto, con un salotto che nell'ambizione ha cercato il più possibile di essere maschile, perché abbiamo pensato che troppo spesso le donne parlano delle donne. Ebbene, questa sera vogliamo provare a far parlare gli uomini delle donne. Alcuni dei nostri ospiti che sono qui con noi naturalmente hanno esperienze diverse, professionali, politiche, umane, e vado naturalmente subito a presentare gli ospiti in studio. Angelo Musso, psicologo. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Francesco Lancione, sindaco di Chieri. Buonasera. Buonasera. A fare da contraltare o da alleata dei due uomini presenti, chi lo sa, Vera Schiavazzi, giornalista di Repubblica. Intanto, naturalmente, buonasera a tutti, benvenuti per essere Grazie. Qui. Sindaco Lancione, per chi è l'8 marzo oggi? L'8 marzo è la festa delle donne, che per me rappresentano un ideale, perché io ho una storia con le donne e ho sempre rispettato le donne, vedo la donna in un modo complementare all'uomo, no? Che è fondamentale. La donna, quello che era, almeno i miei ricordi familiari, diciamo, le donne erano importanti in famiglia, per cui anche se in ombra, ma erano quello che dirigevano tutti. Oggi la donna è quella che sembra più un'immagine che una realtà, cioè ha preso una posizione diversa, non facile però, perché io ho un'esperienza di questa che tutti conoscono oramai, perché è andato sulla stampa dappertutto. Ho cercato di risolvere questo problema e non riesco ancora, perché da solo non è facile, è più facile dirlo che farlo, quindi spero che mi si aiuti a risolverlo. Ecco, io la interrompo per spiegare un po' ai telespettatori. Il sindaco di Chieri, Francesco Lancione, è da qualcosa come 3 anni, credo, sì, nell'occhio del ciclone, perché la giunta del comune di Chieri è composta interamente da uomini. Questo è un argomento della puntata, naturalmente di oggi, perché parleremo della presenza della donna in politica, e la ringrazio per aver già messo un post-it, insomma, nei vari argomenti che andremo a presentare nella serata. La stessa domanda per chi è l'8 marzo, per chi è questo momento di festa, e se festa si può chiamare, naturalmente la pongo allo psicologo. No, non ho capito la domanda. Disattento. Cioè l'8 marzo, è la festa delle donne, meno male che ci sono, voglio dire. Questo è sicuramente un problema. Che qualcuno rispondesse nostro, che non è la festa delle donne, no, ma è un la momento festa di riflessione. No, non è un momento di riflessione, è la festa dei diritti che le donne sono riuscite a ottenere, se vogliamo fare una cronistoria degli avvenimenti. Le donne hanno raggiunto un loro equilibrio, una loro capacità di affermarsi nella società, laddove chiaramente non sto io a fare tutta la storia dell'umanità. Sappiamo come le donne sono state spesso e volentieri schiavizzate in casa, in famiglia, nella società, nella scuola, nell'emancipazione sociale soprattutto. Oggi le donne vogliono una vita completa a 360 gradi, e questo mi sembra giusto, laddove possibile, dove ci sono delle società civili che lo permettano. La nostra società, complessa quanto vogliamo e sempre più complessa, ha chiaramente preso posizione e lascia spazio alle donne. Questo non solo ci fa piacere, ma non disturba affatto. Quindi la donna in politica non dà fastidio. La donna che dirige, la donna che governa, la donna che organizza, va bene, intanto non lo fa da sola, e quindi abbiamo sempre, come dire, degli equilibri ben funzionali di polarità maschili e di polarità femminili. Anche negli ambienti più importanti, come in sanità, da molti anni ormai, e va bene, abbiamo delle donne che governano, delle donne primario. La mia
primaria è una donna e ci troviamo bene, svolge un buon lavoro nell'ambito della psichiatria torinese, voglio dire, per cui non c'è nessun problema, anzi ben vengano le donne. C'è buon dialogo e si costruiscono. La creatività e costruire delle cose nasce da una polarità positiva e negativa. Tutto nasce da un uomo e da una donna. Se non c'è un uomo, non c'è una donna, non c'è nulla. Non c'è l'umanità, non c'è niente. Ecco, dottor Musso, lei citava le vittorie, i traguardi che sono stati raggiunti dalle donne. Ne cito qualcuno. Nel 1919 abolizione dell'autorizzazione maritale. 1943 diritto di voto. 1948 la Costituzione sancisce l'uguaglianza dei sessi. 1963 ammissione della donna nella magistratura. 1975 riforma del diritto di famiglia. 1981 abolizione del delitto d'onore. 1996 la violenza sessuale viene punita come crimine contro la persona. Proseguo, 1999, le donne entrano nelle forze armate, nei carabinieri e nella guardia di finanza. Nel 2009 viene approvata la legge sullo stalking. Nel 2011 viene introdotta quella che viene chiamata quota rosa nei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa e delle società a partecipazione pubblica. L'applicazione avviene da quest'anno. Tanti traguardi, palla al centro, si ricomincia, per usare un termine calcistico, Vera Schiavazzi. Siamo ancora ben lontani, peraltro, dal raggiungere, dall'aver effettivamente raggiunto tutti questi traguardi che tu citavi, segnatamente l'ultimo, che appunto è in applicazione da quest'anno. Se guardiamo, anche solo restando nella nostra città, a un'effettiva applicazione, è lontanissimo l'ingresso della prima donna nel consiglio di amministrazione della GTT, per citare la prima azienda pubblica che mi viene in mente, è di 15 giorni fa, insomma, in precedenza il consiglio era composto interamente da maschi. Per tornare però alla domanda iniziale, è festa o non è festa, è un momento di riflessione, mi dispiace contraddirti, ma è secondo me assolutamente festa, cioè assolutamente un momento di forza, di entusiasmo, se vogliamo anche di immagine, d'altra parte le ricorrenze ci sono per questo, proprio come la festa del lavoro o proprio come la festa della liberazione, insomma ci sarebbero molte cose, pensiamo alla condizione del lavoro nel nostro paese oggi, io non credo che il primo maggio i sindacati vorranno sfilare in gramaglie, mi auguro anzi il contrario. Brevissimo istante di pubblicità, poi torniamo ancora in diretta con Città allo Specchio, tra poco. Nuovamente in diretta con Città allo Specchio questa sera per parlare di donne e soprattutto per domandarci, e anzi lo domando a Vera Schiavazzi, quali sono gli stereotipi che alle donne danno ancora fastidio? Beh, direi che forse il più importante è proprio una mancanza sostanziale di parità all'ingresso. Tu citavi prima nell'elenco dei progressi, dei traguardi raggiunti, il 1963 è l'anno dell'ingresso delle donne in magistratura. Farà forse piacere sapere ai nostri ospiti che fanno altri mestieri, insomma, che non lavorano in questo campo, che negli ultimi concorsi in magistratura le donne sono 9 su 10 e tuttavia non esiste un ufficio importante della magistratura torinese ancora diretto da una donna. È uno di quei classici settori in cui l'ondata rosa si aspetta sempre, cioè, si continua ad aspettare. C'è il rigido maschilismo che impera. No, semplicemente c'è un tempo molto lungo tra l'ingresso delle donne nella professione, la loro affermazione, credo di non dire nulla di nuovo sconosciuto se dico che le donne riescono meglio negli studi universitari, ma questo è sicuro. Si può discutere del perché. Ecco, c'è il cervello pesa meno ma bioelettricamente funziona di più, le connessioni tra i due emisferi cerebrali sono molto più complesse, adesso che lei ci ha dato complesse, articolate, la neocorteccia è molto più rapida e effervescente, siete molto più tachi psichiche rispetto ai maschi, i maschi sono notevolmente più imbranati nelle e nell'affaccendarsi, però noi siamo lenti e ponderati e forse anche più stabili. Voi avete un sistema limbico molto più colorato e quindi l'emozionalità, secondo il quale non siamo capaci di comandare, siamo buone, brave, belle, ma non siamo capaci di comandare. Guarda, resta, e l'esempio che facevo prima credo ne sia Vera, per comandare non serve solo logica, piano di realtà, funzionalità, razionalità. Servono anche intuizioni e deduzioni, e le donne in questo sono molto maestre per natura. Però il sindaco non la pensa così. Infatti sto per chiedere al sindaco cosa ne pensa, come si inserisce in questo scambio. Per me è importante invece la donna all'interno di tutte le realtà. Credo che abbia una marcia in più, e quindi so che ci sono questi valori.
Infatti, nella mia esperienza di sindaco, la persona che abbiamo scelto come direttore generale del comune e che mi sta vicino e con cui mi confronto continuamente, e se non ci fosse lei mi mancherebbe no, enormemente, proprio perché in qualsiasi momento della giornata, di fronte ai vari problemi che si affrontano, è quella che mi sta più vicino e mi aiuta. È il direttore generale, per cui è quella che in pratica è sopra anche dalla parte politica, che ha le leggi in mano, per cui sa cosa fare, come non muoversi in modo errato, e è fondamentale. L'abbiamo scelta già dall'inizio, sembrava all'inizio che non fosse no, la persona giusta, perché faceva parte della mia lista, quindi sembrava un errore all'inizio. Invece, proprio in questi giorni, io ieri lo dicevo in famiglia con mia moglie, ma addirittura l'assessore allo sport mi ha detto: ma sai che è una ragazza fondamentale, importante, perché sa come affrontare tutti i vari problemi della... E questo è un valore aggiunto, probabilmente è una scelta fatta subito, ma per certi valori che lei, e li stiamo scoprendo man mano che andiamo avanti, e le apprezziamo. I valori per i quali si è battuto il femminismo negli anni 70 sono ancora attuali? Quel femminismo è definitivamente tramontato, o ci sono ancora i fuochi per portare avanti? Ci sono sicuramente ancora molte cose da portare avanti, e tramontato sarebbe un po' come chiedere se la politica degli anni 60 o 70 è tramontata. Certamente sì, credo che negli schieramenti politici attuali in Italia non si parla più di comunismo, per esempio, per dire un valore che è tramontato, credo, nella coscienza collettiva della maggior parte degli italiani. Non credo che sia affatto tramontata la battaglia per l'eguaglianza, per l'emancipazione, per la libertà, per i diritti di tutti. Segnatamente non credo che sia tramontata l'idea che quello che va bene per le donne e che costituisce un passo avanti, un progresso, un diritto, vada bene per il resto della società. Questo secondo me è particolarmente vero se pensiamo a come sta in questo momento il nostro sistema di welfare, in generale l'assistenza, la sanità, la cura nel nostro paese. È assolutamente vero, e questo è a tutti gli effetti un valore del femminismo vecchia maniera. Gli uomini come vedono le donne? Una domanda... Bene, se no vanno dall'oculista, non lo so, in genere le vedono bene, poi non so. No, c'è una domanda che in sé per sé può essere banale, però che tipo di importanza viene data alla figura femminile? Una domanda che può essere veramente da rivista femminile data, cioè, in omaggio. Che importanza ha la figura femminile per un maschio? Sì. È la figura nella sua complessità. È la figura che ha raggiunto troppa importanza, quindi spaventa, come leggo da qualche l'istinto parte. L'istinto pensa solo alla fisicità. Vuole sapere se avete paura, questo vuole sapere. Se abbiamo paura delle donne. Si traducevo. No. Direi estremamente no. Io non ho nessuna paura. La donna è la meraviglia della vita, cioè voglio dire, è il profumo dei giardini dell'Eden. La donna attira, ha un'energia, un campo magnetico, una polarità che non può non attirare. La donna può spaventare in questo senso, che ha una notevole aggressività bestiale, cioè usare questo termine. La donna, la femmina, ammazza. Anche gli etologi, dai quali noi comportamentisti studiamo molte cose della psicologia comportamentale, ci insegnano, questi studiosi degli animali, come un animale mammifero, quindi abbastanza vicino come cervello rettile al nostro, uccide i suoi piccoli se non sono sani. Quindi la cucciola, quindi l'aggressività femminile, protettiva, materna, buona, è un'aggressività distruttiva alle volte. Quindi quando le donne veramente si inferociscono, si arrabbiano, sono pericolose. Noi abbiamo delle scene da film, si tirano i capelli a vicenda, urlano, schiamazzano, quant'altro, questo eccetera. Questo nelle comunità. Questo nelle comunità. Nelle comunità tra suore. Io ho visto delle aggressività nei gruppi. Questo noi lo vediamo sia nell'ambito della psichiatria, nei gruppi appartamento, nelle comunità, chiaramente disturbate, ma anche nelle comunità cosiddette non disturbate, normali, felicemente aggregate da un ideale come quello di un credere in un sistema spirituale di credenza, comunque l'aggressività è ferocia, voglio dire, e si manifesta. Questo cervello rettile femminile è molto forte e potente,
e arriva veramente a delle distruttività non indifferenti. Però la donna ha un piacevole sistema limbico, come dicevo prima, quindi la sfera emozionale femminile è superiore e riesce comunque a essere mediata dalla neocorteccia, quindi la capacità di ragionamento, di integrazione, e riesce anche a dominare questi aspetti del cervello rettile aggressivo. L'uomo, ancora oggi ce lo dimostra, è ancora molto animale feroce. Questo cervello rettile, quando noi vediamo queste stragi, questi ancora delitti in famiglia, dove spesso e volentieri la donna subisce, i figli subiscono, la società subisce, sono ancora prevalentemente, nell'arco della follia criminale, sono ancora i maschi in prevalenza. Perché dico ancora? Perché comunque ci sono delle modificazioni che studiosi molto sottilmente stanno evidenziando, che comunque sono dei piccoli marker di cambiamenti, di evoluzione, tra virgolette, dove si afferma comunque che l'aggressività femminile è veramente in aumento. Le donne però hanno una notevole capacità di controllo nei loro comportamenti e non sono delle killer come invece le categorie maschili lo sono ancora. I Vera maschi vedono bene le donne, Schiavazzi, prego. cosa ne pensi di Beh, insomma, che è un quanto? sorpasso di cui non sentiamo l'urgenza, Ecco, quella di... bravo. Quindi lasciamo questo dominio maschile da curare, perché è un dominio maschile da curare, quello dell'essere killer e criminali. Le donne hanno un'aggressività veramente feroce e hanno lo spirito comunque di aggregazione, quindi usano, mediano la loro aggressività con dei comportamenti finalizzati a voler gestire il potere. Il potere è quello del controllo, semplicemente questo, non è il potere ambizioso di dominare come quello maschile. Il maschio è dominante. La donna controlla, c'è sottile differenze terminologiche, ma anche di efficacia e di funzionalità. E per Il senso del dimostrare quotidiano, tutti gli studiosi dimostrano che appartiene più al sesso femminile che a quello maschile. che si è efficaci e capaci di mantenere il controllo, che la donna diventa l'uoma, come diceva Suor Giuliana Mao Galli diventa ieri. Volevo uomo. sentire Vera, poi Sindaco Lancione, poi andiamo in pubblicità. Diventasse uomo diventerebbe veramente una devastata. No, non credo questo, Sentiamo non è possibile. La Vera donna rimane Schiavazzi e donna e Francesco l'uomo rimane Lancione. uomo. Boh. Beh, non dovrebbe Prego. essercene bisogno, insomma ci sono molti modi di interpretare un ruolo di potere, un ruolo decisionale. Vorrei però sottolineare che, come si diceva in premessa, siamo ancora molto lontane, cioè discutere del modo in cui le donne esercitano il potere quando ce l'hanno è una discussione sicuramente interessante, utile e di grande utilità per chi si occupa di comunicazione pubblica e di grande utilità eventualmente anche per gli elettori che devono scegliere tra un candidato maschio e un candidato femmina. Per chi le liste alle elezioni le deve preparare, ma è un caso che poi si pone molto, molto raramente. C'è un problema, direi, successivo a quello a cui ci troviamo di fronte oggi. Lo si vede anche negli ospedali, lo cito perché è una realtà che citava prima il nostro psicologo. Abbiamo ormai la metà dei medici sono donne, anzi il sorpasso è già avvenuto tra i laureandi, sempre per ragioni di studiosità e di profitto. Siamo ben lontani da che questo sorpasso sia rispecchiato nei vertici delle aziende ospedaliere. Potremmo andare E nei avanti all'infinito. primariati, aggiungerei. Tutto questo per dire che lo stile che poi ciascuna donna visibile, potente, si sceglie, sono scelte in parte personali, in parte indotte, in parte frutto di insicurezze antiche, ma lo stile che poi ciascuna donna potente si sceglie è certamente interessante, ma è ancora proprio un caso di osservazione perché il grande salto deve ancora avvenire. Ma io ritengo che nel contesto, ad esempio, vedo la donna, a volte diceva il donno, no? O la donna che cerca di usare certi artefatti, ma soprattutto nell'aggressività tra di loro, tra lo stesso sesso, per competere anche. Ho visto de degli episodi, come si diceva prima, no? All'interno di certi gruppi omogenei. Io, comunque, all'interno degli ospedali in cui io sono vissuto, la donna emerge maggiormente in certe realtà, e mentre ad esempio in altre specialità, Sì. diciamo nella chirurgia, in ortopedia, danno meno affidamento, anche il paziente cerca di più no, il professionista uomo. Per motivi probabilmente così, proprio
di tranquillità, di abitudine, di sicurezza, una sicurezza che però in altre è realtà, ad esempio, dove sono vissuto io sono arrivato in ospedale dove il mio superiore era una donna, e il resto del personale era tutto femminile. L'uomo non dava fastidio perché oltretutto col neonato vicino alla mamma, che magari in sala parto o altre cose, era preferibile la donna, no? Sì. come e tuttora credo che ci sia una scelta preferita per le pazienti, quella del sesso femminile. Ecco, ma c'è un'idea che molti ruoli professionali siano sempre stati esercitati da figure maschili, e quindi c'è l'idea, l'archetipo strutturale, un po' stupido, che il maschio ha la professionalità e la donna no. È ridicolo anche questo. Poi invece abbiamo visto... Ma è come dire, che il cuoco deve essere per forza l'uomo. Ma chi ha detto? Se la cuoca è la donna, comunque la regina della casa... concetti ormai, non solo dei modelli, ma proprio superati alla grande, che non hanno senso, però si sono strutturati così e forse rimangono per tradizione, per abituazione, perché comunque... Si fa sempre informazione, educazione, ma non è mai sufficiente comunque. Quindi occorrono sempre molti anni per capire, strutturarsi su un piano di realtà e di equità collaborativa. Pensare che un paziente non si fidi di una donna cardiochirurgo, per esempio, a me fa venire un po' la pelle d'oca. A Mongalieri c'è una donna, c'è una primaria che è donna. Ma infatti il sindaco prima si riferiva a specialità mediche che richiedono forza fisica. Io credo che sarebbe ora di dire che questi pregiudizi sono ormai ridicoli, perché il livello tecnologico che la medicina ha raggiunto non è che però lì fanno meno carriera. È chiaro che è un mondo dove in questo momento si muovono ancora con questi tipi, ma non c'è differenza tra l'uno e l'altro, secondo me. Andiamo in pubblicità, tra poco ancora con Città allo Specchio per parlare di donne, tra poco. Nuovamente in diretta con Città allo Specchio, questa sera per parlare di donne, ovviamente naturale spunto la festa della donna di ieri 8 marzo, il giorno dopo proviamo un po' a domandarci se valga ancora la pena fermarsi l'8 marzo a riflettere, a festeggiare, come abbiamo effettivamente detto, i molti traguardi che sono stati raggiunti negli ultimi anni della storia di questo paese dalle donne, molti traguardi però sono probabilmente, come diceva Vera Schiavazzi, se posso farmi interprete, raggiunti a metà, ci sono ancora da completare, insomma, da riempire delle caselle. Altri sono ancora molto lontani, per esempio un traguardo di cui non si parla è quello nelle funzioni di culto, nelle funzioni religiose. Noi viviamo in un paese prevalentemente cattolico, si è ancora ben lontani dall'avere dei ministri di culto donna, mi pare. Io non sono cattolica, ma insomma mi sembra di poterlo dire con sufficiente attendibilità. Siamo in collegamento con Massimo Gibelli, consulente di comunicazione al telefono, dovrebbe essere con noi e sentirci. Pronto? Buonasera a voi. Buonasera Massimo Gibelli. Parliamo di donne questa sera, di come comunicare la donna in politica, in una campagna elettorale. Lo chiedo a te, tra colleghi ci si dà del tu, stiamo facendo così questa sera, quindi con te non faccio eccezione. Come si comunica una donna in campagna elettorale? Tu hai una lunghissima esperienza di comunicazione in campagne elettorali e non soltanto, hai rappresentato, accompagnato candidati molto importanti. Cosa cambia quando invece deve essere vestita, tra virgolette, venduta sempre, tra virgolette, una donna all'elettorato? Come si gestisce il lavoro? Oh, in teoria non moltissimo, in pratica è completamente diverso. La prima scelta che bisogna compiere è tra diversità e uguaglianza, ovvero a seconda di quello che la candidata sceglie di essere, di rappresentarsi, di porsi nei confronti dell'elettorato, rispetto al tema nei confronti dell'uomo, di essere uguale all'uomo o di rappresentare una diversità. Non è scontata la scelta, perché da questa
da questo ambito scaturiscono delle scelte politiche sia di rappresentazione di se stessa, sia di politiche sociali, economiche e di altro genere. E quindi questa è la prima scelta che bisogna compiere. Sì. Il lavoro poi come prosegue? Cioè vorrei capire proprio nella pratica, cioè come viene condotta la campagna elettorale di un candidato donna. No, nella pratica non ci sono grandissime differenze, sono delle differenze concettuali. Bisogna intanto capire se vi è un sistema elettorale uninominale o proporzionale, se stiamo parlando di una candidatura per una elezione di carica monocratica oppure di un consiglio o di un'assemblea parlamentare o comunale. In questi casi cambia molto, ad esempio per quanto riguarda i sistemi elettorali nel maggioritario normalmente sono svantaggiate le figure femminili, mentre sono avvantaggiate in sistemi proporzionali dove vi sono norme di inserimento obbligatorio di donne all'interno delle liste, come ad esempio avviene in molti paesi, ad esempio in Francia, ad esempio in Spagna, in Grecia e in Germania. L'attenzione alla vita privata della candidata? Nei media normalmente è vero che le donne sono considerate di più per quella che è la loro figura esterna alla politica più che per quello che dicono. I media sono generalmente più attenti a questi aspetti in una donna, a come si veste, a come si atteggia, agli aspetti, come dire, di gossip piuttosto che agli aspetti di carattere politico-contenutistico. Cosa ne pensi? E poi magari facciamo intervenire gli ospiti presenti in studio. Massimo Gibelli naturalmente vi ascolta, può interagire con voi. Abbiamo ospite in studio Angelo Musso, psicologo, Francesco Lancione, sindaco di Chieri, e Vera Schevazzi, giornalista e collega di Repubblica. Secondo te, dall'esperienza di lungo corso che hai, si parla molto di quote panda, di quote rosa, di prediligere la candidatura al femminile per dare una sterzata in questo paese, anche di cultura, di pensiero. Ma secondo te quanto l'elettore in realtà ama avere un candidato donna di riferimento? Qualche anno fa venne pubblicata un'inchiesta dove si provò che il candidato donna non piace all'elettorato italiano, ancora fedele a certi stereotipi un po' antichi, classici, insomma, della nostra cultura latina. Non ci sono riscontri scientifici che dimostrino che le candidate donna non vengono votate in ugual modo da uomini o donne, cioè che l'elettorato preferisca gli uomini. Non esiste nessun riscontro scientifico che possa dimostrare un'affermazione di questo genere. È vero che conta moltissimo l'esempio. In tutti i luoghi o in tutte le elezioni o in tutte le elezioni, in tutti, come dire, le elezioni per ruoli in cui vi sono stati esempi positivi di donne, non vi è un problema di discriminazione. Quando viene candidata una donna in un posto contendibile, l'elettore non guarda tanto al sesso del candidato quanto al partito piuttosto che ai contenuti valoriali che esprime. E in questo caso ritorniamo alla cosa che vi dicevo all'inizio, cioè uguaglianza o diversità, cioè la donna si deve porre in quanto donna e diversa dall'uomo, attirando su di sé l'elettorato femminile, oppure in quanto uguale professionalmente, come capacità, come modo di
porsi nei confronti dei collaboratori e dei problemi rispetto a un uomo oppure no. Questa è la scelta fondamentale che va fatta. Porto una riflessione banale e la pongo sia a voi ospiti, so che per le banali anche nel test del Rorschach fanno la normalità. Allora so che sarò perdonata, no, sarò perdonata anche da Massimo Gibelli dall'altra parte del telefono. Giustamente si riferiva all'elettorato femminile, che è quella fetta della quale non abbiamo parlato, parliamo della donna candidata ma non dell'elettrice. Fece discutere qualche anno fa l'elezione di Schwarzenegger a governatore della California, fece discutere il fatto che la maggiore percentuale di votanti era femminile, aveva avuto la maggior parte di donne nelle preferenze, nonostante lui avesse avuto tutta una serie di percorsi di maltrattamento in famiglia, insomma qualcosa di molto pesante. Nonostante questo le donne lo scelgono. A questo punto parto allo psicologo per domandare perché. La risposta è ovvia, fa tipo per le donne lo votano. Cioè, gli americani ci insegnano, purtroppo, tra virgolette, che la politica non è politica, ma è solo un discorso di festa. Di festa e di votare qualcuno che fa immagine, che abbia carisma e che sappia trascinare. Quindi una bella donna attira voti maschili, un bel uomo attira voti femminili. Stop! E ci fermiamo all'immagine, pura sacrosanta verità, che l'immagine crea un campo magnetico gravitazionale di attrazione. E quindi una bella donna la si vota, perché Vera una bella indipendentemente dai contenuti, un bell'uomo lo si vota indipendentemente dai contenuti, ma questo è un meccanismo scimmiesco che ci governa ancora, Poi chiaramente se uno è ragionevole e sa che votare una persona significa votare un tuo rappresentante che deve rappresentarti nei diritti, nei doveri, nella necessità di legiferare, nella necessità di controllare, gestire e migliorare il paese, la qualità della vita di te stesso, della tua famiglia, dei tuoi cittadini e dello Stato stesso e del mondo intero, allora ragioni su persone che hanno buonsenso, preparazione e quant'altro. Allora a questo punto si vota la persona nella sua capacitas mentale, cognitiva, comportamentale, affettiva e relazionale. Ma se no in genere l'impulso è votare la fisicità. Stop, prego. Vera. Non sono d'accordo, mi pare che a tutti gli effetti nel caso di Schwarzenegger abbia funzionato l'accoppiata bellezza, rassicurazione, affidabilità. A parte il fatto che bisognerebbe uscire dallo stereotipo in questo caso e vedere un pochino cosa ha fatto dopo, ed è stato un governatore tutt'altro che pessimo per molti aspetti, in particolare pensando all'ambiente, che è un tema che nello stato che lui governava la California è molto importante, non ha fatto così male, insomma. Ma al di là di questo, non sono affatto d'accordo sul fatto che la bellezza fisica, il sex appeal, se lo vogliamo chiamare così, l'attrazione che l'immagine esteriore di una persona può esercitare sul prossimo, funzioni in egual modo se il candidato è donna, se il candidato è uomo. Pensiamo, per fare un esempio abbastanza recente e più europeo, a come Ségolène Royal è stata penalizzata nella campagna presidenziale francese anche dal fatto di essere una donna ancora bella, forse troppo giovane, non sufficientemente autorevole, cosa che non è valsa per esempio per Angela Merkel, che occupa una delle posizioni più rilevanti nel panorama politico europeo e, mi si perdoni, ma non punta certo sulla sua avvenenza fisica per essere autorevole. Vera, mi scusi, la differenza tra Francia e Germania è... Ma io posso portare l'esperienza mia nella campagna elettorale. L'esperienza sua io la lascio da parte per un attimo, perché bisogna parlarne secondo me veramente molto. Ma approfitto ancora di un attimo di attenzione di Massimo Gibelli, che credo stia continuando a seguirci al telefono, spero di sì. Sicuramente sì. Tu la questione Schwarzenegger invece che lettura hai dato a questo? Sei d'accordo con quanto sostiene Vera o propendi più per la posizione di Angelo Mussi? No, io penso che la signora Schiavazzi abbia ragione. Ritengo che non vi sia un problema di bellezza nel candidato rispetto all'elettorato. Ripeto, non c'è nessuna ricerca che possa dimostrare una cosa di questo genere. Anzi, c'è un problema da evitare piuttosto, che è quello appunto di inserire la donna in una figura piuttosto che l'uomo in un'altra o viceversa.
anche perché la donna inserita nel che non è adatta alla politica, piuttosto che più adatta all'assistenza, può essere un'arma a doppio taglio. No, io penso che in realtà vi sia un'eguaglianza molto sviluppata, che si è aumentata negli ultimi anni, anche se non siamo arrivati ancora oggi ad una situazione ottimale. Però non sono quelli i canoni su cui l'elettorato sceglie. L'elettorato sceglie sulla base di valori e di scelte politiche. Puoi fermarti con noi ancora qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria? Certo. Perfetto, pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora in diretta. Nuovamente in diretta con Città allo Specchio per parlare di donne, donne candidate, donne elettrici, donne in politica, esperienza a confronto. Il Comune di Torino nella sua campagna elettorale, poi quanto è seguito, sceglie di applicare la regola del 50% di donne nelle giunte, nelle amministrazioni partecipate, Chieri invece ha una giunta di soli uomini. Ed è un aspetto che il sindaco Francesco Lancione, che è qui con noi questa sera, si porta dietro da 3 anni nell'occhio del ciclone per questo argomento. Continuiamo a essere in collegamento telefonico con Massimo Gibelli, consulente di comunicazione. Ci spiega come sono andate le cose. Allora, facciamo un antefatto, una giunta composta completamente al maschile, opposizioni e non soltanto all'interno del comune di Chieri ma anche in regione, in provincia hanno puntato i piedi perché sostanzialmente viene sostenuto che la quota rosa, la pari opportunità deve essere garantita perché le donne nella giunta comunale di Chieri non ci sono. Io racconto com'è andata in campagna elettorale del 2009, c'erano due liste forti. L'altra era capitanata da una donna, figlia d'arte, perché il papà era stato sindaco di Chieri, lei assessore e poi presidente del consorzio socioassistenziale. Ci siamo presentati, io con una lista civica come rappresentavo, unito all'UDC, al PDL e alla Lega, e lei PD e poi alcune liste Italia dei Valori e altre liste così. Sono passati in prima battuta col 53% qualcosa. Le nonne e le mamme hanno votato me e non hanno votato, no, probabilmente non solo perché appunto io non, fisicamente non sono quello che no, attirava di più appunto le cose, ma perché avevo una fiducia, un'immagine, non facevo il politico, io ho fatto il professionista per 45 anni nella città di Chieri, sono conosciuto da tutta la gente, per cui una volta in pensione, perché la mia professione poi è andata a scadenza. Quindi sindaco, lei rappresenta il nuovo. Io rappresento. Invece la signora, sua antagonista, rappresentava il passato perché è figlia del ex sindaco. La gente ha scelto il nuovo, penso che sia quello, ma è un'ipotesi. Io però, nonostante questo, sono convinto che prima o poi riusciremo a stravolgere questa diceria che non vogliamo. Perché mancano le donne non sono capaci, le donne hanno famiglia, quindi l'amministrazione è troppo pesante. Perché poi uno può, se non ha le donne capaci all'interno, le prende anche all'esterno, ma abbiamo trovato, io ho avuto modo di sostituire ultimamente un assessore, forse in un assessorato dove le deleghe erano all'urbanistica, abbastanza più forti, non sono riuscito a trovare una donna per poterla porle là. Che cosa avrei dovuto dire con non sono riuscito? Non sono riuscito che ho contattato persone che professionalmente potevano dare un apporto che in quel momento secondo me era necessario, era importante. E hanno risposto da fare? Loro non potevano, perché fare vita, non so se vita amministrativa all'interno di un comune è un impegno di un certo tipo. A volte dal mattino alla sera devi trascurare tante di quelle cose. Io nella mia posizione riesco a farlo in modo a tempo pieno dalla mattina alla sera,
per adesso non ho trovato, no? Gli altri non Vabbè, ma tutti questo sono nella dimostra mia che le donne sono sempre condizione. più impegnate dei maschi, se la mette È così come chiaro. facciamo qua? Vorrei Comunque. sentire Massimo Gibelli che dall'altra parte del telefono, cosa ne pensi? Intanto penso che il signor Sindaco, con tutto rispetto, lei sia fuori legge. C'è una legge che è stata votata È un killer. nel 2011, che è entrata in vigore il 1 gennaio del 2012, che è la legge 6/2011, che impone a tutte le amministrazioni e alle giunte comunali, regionali, provinciali, nonché in altre situazioni, di avere pari dignità tra uomo e donna nella loro composizione. Numerose giunte sono già state sanzionate dai tribunali amministrativi e quindi, signor Sindaco, lei è fuori legge. Inoltre ritengo che la sua posizione nei confronti che ha appena espresso sia estremamente scorretta e, come dire, una foglia di fico rispetto al maschilismo che lei esprime, perché non è possibile che non si trovino delle professioniste in grado di assumere il ruolo di assessore in un comune come il suo. Sinceramente non trovo questa posizione che sia legittima e rispettosa perlomeno della dignità delle persone. Quanto diceva Io il sindaco, posso perché replicare assolutamente, ma non sono assolutamente sì. d'accordo con lei, perché forse non ha capito Sicuri, quello che non lo io metto in o non dubbio. sono riuscito a spiegarmi. Io sono, ho sostituito un assessore, ho fatto del tutto per cercare di mettere una quota rosa all'interno. Adesso ho un assessore che ha dato le dimissioni un mese fa e sto C'è aspettando in modo da. un tasso di mortalità notevole nella sua Notevole, giunta, sì. notevole, notevole, ma perché appunto almeno quello che dicevo prima, poi se qualcun altro riesce a far meglio di me può anche no, farsi avanti per cercare Volevo solo di annotare una cosa che sostituire. diceva Però Gibelli. appunto io ho da sostituire un assessore alla cultura che ha lasciato libero Sì. le deleghe, per adesso le sto seguendo io, ma sono in attesa proprio e ho chiesto che venga fatto una serie di nomi che siano Sì. di quota rosa da poter inserire. Rispondo E all'esigenza che questo, viene non domandata. so se lei sa, io ho lavorato in pediatria per tutta la vita, ero primario a Chieri nel reparto di pediatria con tutte donne e ho avuto dei meriti enormi proprio lavorando con loro. Quindi non sono contro le quote rosa, questo volevo. Vera Schevazzi, Volevo volevi. solo chiosare una cosa che ci ha fatto giustamente osservare Massimo Gibelli poco fa, cioè la norma che rende, come ha sintetizzato Gibelli in una parola, fuori legge la scelta del sindaco. Ahimè, per vederla applicata bisogna rivolgersi a un tribunale amministrativo. In Che effetti ci costa? sono, in effetti ci Costa. sono diverse pronunce, ma Costa. messe tutte insieme non fanno ancora una giurisprudenza consolidata, che rende possibile, lo dico anch'io senza alcuna vena polemica, che il sindaco di Chieri vada tutte le mattine in municipio, apra la porta e svolga il suo mandato pienamente. Non sto con questo augurando che qualcuno faccia un ricorso al TAR, potrebbe avvenire, come no, ma occorre un atto di questo genere. Quindi, a differenza di altre forme di sanzione che scattano automaticamente, questa sul piano amministrativo deve essere sollecitata. Grazie Massimo Gibelli che abbiamo avuto in collegamento con noi, ricordo consulente di comunicazione. Grazie mille. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera. Buona serata. A questo punto, una domanda allo psicologo. Comandi. Se lei si trova una scheda elettorale con il nome di una donna e di un uomo, tirando le somme di quanto è stato detto finora, Ma io le che cosa donne le sceglie? voto volentieri, non c'è problema. Scelgo, come dicevo prima, ragionando, una donna, un uomo che mi rappresenti, rappresenti i bisogni della famiglia, rappresenti i bisogni del paese, rappresenti i bisogni di una città se si vota in città o di un quartiere se si vota in quartiere, che sia esplicativa, rappresentativa e che abbia le capacità efficaci e concrete di combattere e di ottenere dei risultati di pubblica utilità. Boh.
Abbiamo 30 secondi prima della pausa pubblicitaria. Io apro una parentesi. Chieri è salita alla ribalta nazionale per la squadra di volley che ha raggiunto femminile. Infatti, volevo sottolinearlo che è arrivata insomma in Serie A e che combatte per restarci. Insomma, e che speriamo resti. E speriamo resti perché sono di grande talento. Perché insomma, quindi Chieri non è maschile. Chieri non è maschile. Chieri è una città che no, credo che chiunque, se non, qualcuno la conosce, è una città carina, della collina, e che no, per me è la mia città, per cui immagini l'importanza che ha, e non è maschile assolutamente. Un benissimo d'uomo, dei buonissimi un centro storico, no? Abbiamo delle ricchezze, del Freisa anche abbiamo. Vabbè, vabbè, ma ci sono delle donne attive che ricoprono dei ruoli, delle donne importanti, Io citavo prima il direttore, è chierese, nata Chieri giovane, ma con delle capacità professionali. Insomma, Chieri non è una città solo per uomini. Chiaro. Pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora in diretta. Così nuovamente come mai in non diretta messo con Città allo Specchio, come potete capire, nel nostro studio si discute l'argomento anche nella pausa parte, pubblicitaria. Non ci finirò mai, ma adesso non siate indisciplinati. No, ma per carità, comandi. Io sono attenti. Un aspetto che abbiamo lasciato in seconda parte di trasmissione, ma non perché di secondaria importanza, riguarda le donne vittime della violenza che arrivano sulle pagine di cronaca. C'è uno spot molto, molto semplice ma molto efficace di Telefono Rosa per l'8 di marzo che vediamo insieme, poi torniamo in studio per commentare e parlarne. Donne ammazzate in 67 giorni. È un bilancio aggiornato al 7 di marzo, uno spot di Telefono Rosa per la festa della donna, non c'è nulla da festeggiare, uno spot molto semplice, però fotografia dopo fotografia, storia dopo storia, personalmente perlomeno sono una pugnalata dietro l'altra. Vera Schiavazzi, sono numeri pesanti e siamo ancora al 9 di marzo.
Sì, sono numeri molto pesanti che andrebbero, anzi vanno ormai spesso definiti col nome di femminicidio, perché molte osservatrici, osservatori, analisti e analisti europei ritengono che sia necessario dare proprio un nome come di fenomeno a questa moria di persone. Come tu facevi osservare giustamente all'inizio, si tratta quasi sempre di assassini, di omicidi che sono molto vicini alla vittima, mariti, ex mariti, ex conviventi. La parola ex deve farci riflettere, perché implica una concezione proprietaria della donna che era tua e non lo è più e quindi va punita. In questo senso il reato di stalker e la sua introduzione sono stati molto importanti, dovrebbero esserlo anche se la giurisprudenza stenta ancora ad affermarsi, proprio perché creano il precedente. In sostanza lo stalking, lo dico per chi eventualmente non lo sapesse, è proprio il reato di molestia e di minaccia, che non riveste un altro reato specifico, perché evidentemente se io picchio una persona commetto un reato a sé stante, ma tipicamente è la minaccia, la molestia aggravata, le telefonate, i messaggini, qualche volta insultanti, qualche volta ammiccanti, che l'uomo abbandonato tipicamente, insomma, o il corteggiatore respinto, fa a una donna. Ovviamente lo stalking non è un reato unilaterale sessualmente, si può essere stalker, anche una donna può essere stalker, ma mediamente nell'80% dei casi è commesso da uomini. Ed è, ahimè, troppo spesso l'anticamera di un gesto più violento che può sfociare fino nell'omicidio. Secondo te la cronaca come tratta questi casi? In modo maturo, in modo adeguato? Ahimè li tratta come tutti gli altri, cioè con una grossa, con un grosso pregiudizio, con un grosso stereotipo, se preferisci, che ha a che fare con la condizione sociale della vittima. Tipicamente, l'abbiamo visto anche nello spot di Telefono Rosa, ci sono diversi casi di donne straniere uccise probabilmente da un cliente, oppure di donne che hanno rifiutato di prostituirsi. Tipicamente il caso della prostituta uccisa per rapina da un cliente, che è un caso, ahimè, abbastanza comune, oppure il caso della tossicodipendente che si prostituisce per pagare la droga e viene uccisa, sono casi che vengono relegati nella cronaca in poche righe, perché in qualche modo questa donna che è priva di difese, che è al fondo della scala sociale, riveste poca importanza anche agli occhi della cronaca. Ben diverso il caso del delitto dell'orgiata, voglio dire, insomma, ben diverso il caso dove la vittima, anche se vale sempre il discorso che poi quasi sempre l'assassino è una persona vicina a lei, ma dove la vittima, come dire, ha piena legittimità sociale, quindi li tratta, ahimè, nello stesso modo discriminatorio in cui vengono trattati tutti gli altri reati. Un modo malato di concepire l'amore è quello dell'ex che uccide l'ex compagna, un sentimento di possesso, tu sei mia di nessun altro, come può essere letto? Può essere letto in molti modi. Oggi nella nostra modernità, di una società civile, sono psicopatologie gravissime, ci rendiamo conto di altri fattori più importanti di non evoluzione affettiva. Queste persone, questi maschi soprattutto, uccidono perché non hanno avuto capacità evolutiva di amare e di farsi amare, non sanno amare in libertà e non sanno farsi amare in libertà. Considerano la propria donna come proprietà, come oggetto transizionale, e sfogano tutta la loro aggressività, rabbie represse, rancori, e dimostrano di essere dei personaggi della preistoria. Ma questo cervello rettile di cui si continua sempre a parlare deve evolvere. Abbiamo una neocorteccia, delle capacità cognitivo, comportamentali, relazionali, di acculturazione. Non esiste ancora una scuola che insegni l'arte di amare e di farsi amare con civiltà e con capacità. Queste persone rimangono profondamente malate, ma fosse solo quello, il problema è che uccidono, e questo non possiamo permetterlo. Benvenga la legge contro lo stalking, questa aggressività che è ossessiva compulsiva. Il maschio che si è attaccato morbosamente a una fidanzata o alla moglie o a un amante, la considera tutta sua, un prolungamento del proprio corpo con la massima fisicità del termine, e guai staccarsene. E quando la donna non ne può più, si separa e se ne vuole dissociare completamente da questo maschio, il maschio non lo permette, impazzisce. La neocorteccia e i lobi frontali, reputati quelli del controllo dei comportamenti e degli istinti, non ce la fanno a controllare questi impulsi, e quindi il raptus
scatta e avviene purtroppo l'omicidio. Incredibile quanti danni può fare il lobo frontale. Se non funziona, perché è reputato quello del controllo. O se funziona se male. Se funziona male, non controlla questi impulsi e vediamo quel che vediamo. Ma io credo fortemente nell'educazione. Se questi signori fossero stati educati bene fin da piccoli ad amare, a farsi amare, e non ad amare in modo psicotico, in modo dissociato, in modo aggressivo, in modo compulsivo, attaccandosi, abbarbicandosi come delle edere selvagge alla femminilità. Quindi, hanno avuto delle mamme e dei papà, dove erano queste mamme, dove erano questi papà, come insegnavano loro ad amare, a amarsi, a rispettarsi nell'amore, nell'affettuosità familiare e nell'affettuosità relazionale. Hanno avuto dei buoni docenti, hanno avuto delle brave signore maestre, dei bravi signori maestri, tutto questo, questi sono gli interrogativi. Quindi se ogni 8 marzo facciamo una revisione, i maschi e le donne sono in grado di amarsi con civiltà e con intelligenza? Questo vuol dire evolvere e crescere una società civile. Prego. Credo appunto che qui ci sono delle devianze, no? Delle appunto, come diceva, i lobi cervicali un po' preistorici che funzionano male e che creano questi danni. Danni che bisogna condannare e in qualche modo cercare anche di prevenire, perché quando ci sono certe situazioni, capita spesso nelle varie realtà di vedere delle situazioni che si arriva tardi anche se c'erano degli avvisi, per cui poi ci si trova certo. La tragedia dopo e è da condannare. Salutiamo Vera Schiavazzi che deve lasciarci un po' prima della chiusura. Grazie per essere intervenuta. Vera Schiavazzi, giornalista di Repubblica. Noi andiamo in pubblicità e poi tra poco ancora insieme per Città allo Specchio. Nuovamente in diretta con Città allo Specchio per quest'ultima parte di trasmissione dedicata in particolare a un convegno, un incontro che si è svolto quest'oggi. Le donne guardano al futuro, l'evoluzione femminile nei pensieri di Maria Magnani Noia, l'impegno delle donne musulmane nel primo anniversario della Primavera Araba. Ecco, lo metto a favore di camera, ecco qui l'invito dell'incontro che si è svolto questo pomeriggio in Sala Rossa in Comune a Torino. Abbiamo raccolto diverse testimonianze che vi facciamo ascoltare e poi rientriamo in studio. Si è vista la donna in piazza con tutta la sua forza e energia, come blogger, come attivista, come giornalista, avvocato, per chiedere libertà e diritti per tutti. Questa è una novità assoluta, non solo per i diritti della donna. Allora l'immagine della donna sottomessa viene a cadere con questa primavera araba. E noi qui come cittadine italiane di origine araba siamo fieri ed orgogliosi di questa partecipazione delle donne e sentiamo veramente una fierezza di vedere quelle donne in piazza a chiedere la libertà. E oggigiorno aspettiamo che arrivino anche queste donne in politica ad essere veramente ai pari dei uomini nei posti decisionali del paese dove è avvenuto il cambiamento. Chi è la donna musulmana? Noi ci fermiamo al velo, ma chi è la donna musulmana? Una donna come tutte le donne, una donna di fede, una donna che ama, una donna che vuole essere amata, rispettata, una donna che ama la libertà, ma ha una libertà dall'interno del suo credo religioso, ma per questo anche si sente molto vicina a tutte le altre donne che chiedono libertà e dignità e rispetto. Qual è il futuro? Io sono veramente molto fiduciosa. Oggi da questa sala così eccellente, rossa, vedere le ragazze della seconda generazione, la nostra generazione che è venuta qui in Italia anni fa, a parlare del futuro, a parlare con speranza, veramente sono fiduciosa che tutti insieme riusciremo a costruire un mondo migliore. In questi ultimi mesi, specialmente in Italia e nell'ultimo anno sulle due sponde del Mediterraneo, sono avvenuti dei fatti molto particolari. Cosa vuol dire guardare al futuro?
La Consulta innanzitutto guarda sempre al futuro, proprio perché nella sua mission c'è il miglioramento delle condizioni di vita delle donne in particolare. E quindi, se si è attenti, in ogni situazione, anche la più dolorosa, la più difficile, si trova una strada per uscire o dai pericoli o dal disagio, proprio con la positività che le donne riescono a cogliere in ogni situazione. Un convegno, le donne guardano al futuro, che è un abbraccio con la cultura femminile musulmana. Sì. Diciamo che i nostri temi di tutte le attività della consulta femminile e dei convegni che abbiamo realizzato negli ultimi anni diciamo puntano non solo sull'evoluzione femminile, la difesa dei diritti delle donne, ma in particolare sulla promozione dell'integrazione con le donne, con tutte le comunità presenti sul territorio, quindi questa volta anche con le musulmane, ricollegandoci appunto alla Primavera Araba che vede il suo anniversario quest'anno. Perché è la festa della donna, Assessore? Ma la festa della donna è per le donne ovviamente, perché dobbiamo anche festeggiare, ma è anche per i tanti uomini che devono aiutarci in questo percorso non ancora compiuto di piena parità dei diritti, quindi cerchiamo anche aiuto negli uomini. Un percorso non compiuto, quali sono le tappe da fare? Beh, le tappe da fare sono ancora molte. Ieri proprio la professoressa Saraceno ci ha dato così un'idea di tutti i posti dove le donne devono ancora lavorare molto per ottenere dei risultati, molto spesso nel lavoro, nei consigli di amministrazione, in alcune posizioni apicali, ma anche nell'ottenere anche dei miglioramenti per quella che è la vita quotidiana e conciliare i tempi di lavoro e di vita familiare, che sono poi spesso i grandi problemi delle donne che impediscono loro di andare avanti in una carriera magari diversa, anche nel lavoro, nella politica o in altre cose, no? Quindi la conciliazione è molto importante. Negli incontri nei quali si parla di donne, molto spesso sono donne che parlano di donne. Quando porteremo gli uomini a parlare delle donne e magari a spiegarci cosa hanno capito finalmente? E questa è una bella idea, cioè l'idea non è, infatti anche io sono di questo avviso, 8 marzo e non solo, è stato proprio il titolo che abbiamo voluto dedicare, no? Come città di Torino, nel senso 8 marzo e non solo, non solo la festa delle donne, ma fare un percorso assieme ovviamente anche gli uomini per raggiungere questa pari dignità, insomma. Noi come giovani guardiamo il futuro con uno sguardo speranzoso, ottimista, perché se non fossimo ottimisti, guarda, non riusciremo a fare niente. Per adesso abbiamo avuto molti esempi di ragazze che sono riusciti ad affermarsi nella società, e quindi anche noi adesso cerchiamo di fare qualcosa per il nostro paese, anche se siamo lontani, però questo non vieta il fatto che noi possiamo comunque contribuire alla portata della vittoria, della rivoluzione, se possiamo dire così, e della rinascita dell'Egitto. Come, quanto la tecnologia aiuta? Immagino parecchio. Allora, la tecnologia assolutamente, sia durante la rivoluzione, perché prima i mass media ovviamente ci trasmettevano quello che loro volevano, e quindi erano informazioni completamente sbagliate. Grazie a Dio i giovani non si soffermavano su quello, ma andavano alla ricerca e potevano arrivarci da soli alla verità. Adesso ovviamente i network hanno comunque un ruolo molto importante, perché ogni ragazzo può creare un gruppo e grazie a questo gruppo riunire tutti i giovani e fare qualcosa di veramente importante. Nuovamente in diretta con Città allo Specchio. Ricordo qualche tempo fa un servizio del quale mi occupai personalmente, l'integrazione e l'interazione attraverso la cucina. I piatti cucinati dalle signore italiane o musulmane venivano insomma confrontati e presentati in serate, in pomeriggi di festa, di incontro comune. Sindaco Lancione, integrazione, interazione attraverso il ruolo delle donne. Le donne sono quelle che nella storia hanno cercato sempre di costruire una realtà che è quella che ci ha portato a emanciparci e ha portato davanti. La donna, come in tutte le sue, no, le sue possibilità, le sue risorse, ha cercato di dare sempre
un aiuto in modo da poter andare avanti attraverso la famiglia, soprattutto nel lavoro con varie altre cose. Oggigiorno le vediamo emergere anche in realtà e sono persone che vanno rispettate e quindi aiutate, come diceva prima, a realizzarsi. Lo psicologo nel cassetto sicuramente è un sogno di ognuno di noi. Il primo problema è aprire il cassetto e chiedere allo psicologo come fare per venirne consigli. Fuori, perlomeno capire che tipo di problema dobbiamo affrontare. Molto consigli. Non abbiamo chiaro nemmeno questo. Alle volte non si sa neanche qual è il problema, figuriamoci la soluzione del problema qual è. In realtà lo psicologo nel cassetto è un libro. Il titolo di un libro questo. Scritto da Angelo Musso. Semplicemente questo. C'è uno psicologo lì dentro? C'è uno psicologo... O c'è una persona? C'è una persona che si chiede chi sono, da dove vengo e dove andrò. Quando uno ragiona si chiede chi è, da dove viene e dove andrà. E questo è più un problema religioso, spirituale, ma anche psicologico. Infatti il libro, oltre a percorrere tutti i temi della psicologia antica, moderna e contemporanea, si pone sul finire, nell'ultimo capitolo, anche il tema della spiritualità. Quindi conosci te stesso, come diceva Socrate, che era il motto ereditato dalla conoscenza dei Delfi, è valido ancora tutt'oggi. Conoscersi è molto importante. Ci sono test psicosomatici, si lavora anche sul corpo, perché si può lavorare sul corpo per arrivare alla mente, capire la nostra mentalità attraverso il corpo, attraverso i gesti, attraverso i nostri movimenti, come respiriamo, come parliamo, e c'è tutta una metrica, una psicometrica di misurazione simpatica, leggera, fresca, alla portata di tutti. Si studia l'infanzia, il temperamento, i fattori ereditari, si studia il carattere che si forma a 3, 4, 5 anni, si studia la personalità che si forma nell'adolescenza e poi si struttura nella maturità della vita. La vita di coppia, come scegliere il partner, anche qua ci sono dei test simpatici, come relazionarsi, come creare e modificare e migliorare l'intelligenza creativa, ma l'intelligenza di amare, di farsi amare, anche qua c'è. E quindi ho cercato di mettere tutto, insomma, un lavoro che ho fatto con mia moglie, quindi un lavoro che ha richiesto anni, è un libro che piace, che va bene e spero che sia di utilità un po' per tutti. E ci sono le nuove psicopatologie, lo stalking, c'è lo stress, il burnout, tutta una serie di disagi psicosociali dei quali siamo investiti. C'è anche la dislessia, quindi la nuova legge che aiuta i bimbi nella scuola, nei deficit dell'apprendimento e tutto quello che serve per migliorare la qualità della vita. Ho visto che il sindaco Laccione, quando Angelo Musso ha sottolineato che ha collaborato la moglie ho sorriso, sì, perché lui no, riesce a casa ad avere la collaborazione. Mia moglie dice, tu sei da manicomio chiaramente, vulcanico, pieno di idee, pieno di risorse, di strumenti, ma poi chi organizza e codifica ci va l'impronta femminile. È quello che si diceva. Resterebbero tuoni, fulmini, saette, la potenza creativa deve essere organizzata, pianificata, ci va una donna che organizzi e pianifichi. È quello. Prossima partita del Chierigone? La prossima partita speriamo di vincere, perché abbiamo bisogno di recuperare per rimanere in A. Quindi, insomma, forza, vogliamo, forza e forza sempre, infatti abbiamo un bel rapporto, ci troviamo ogni tanto, per cui no, Chieri almeno offre dal femminile una grossa impresa, no? Quindi grazie Angelo Musso, psicologo, grazie a Francesco, grazie a voi per aver partecipato a questa trasmissione, naturalmente grazie a voi da casa per seguirci fedelmente ogni venerdì e in tutte le varie riproposte durante la settimana nei nostri canali del digitale terrestre. Ci ritroviamo puntualmente venerdì prossimo, Città allo Specchio 20:45, per parlare della nostra città. Torino è una città sicura? E che cos'è la sicurezza? Prossima settimana, Città allo Specchio. Buonanotte.